Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò un piccolo tutorial per chi non sapesse come connettere un telefonino BlackBerry al computer. Allora, requisiti. Prima BlackBerry Desktop Software. Dopo per scaricare vi lascio il link in descrizione. Ci sono tre versioni, due per due versioni differenti dell'OS 10 e questo è la OS 7.1 in giù, il mio A5 quindi. Poi ovviamente il vostro telefonino, a seconda del telefono che avete un cavo USB, potrete prendere il caricabatterie ovviamente, un cavo USB normale, o se no, se il vostro telefonino è ancora più vecchio, dovete prendere questo cavo USB, un po' più diverso, ma funziona. Faccio vedere la parte finale. Quindi adesso qua il mio telefonino, che accendiamolo e vedete questa immagine, ops, nel telefono. Poi vabbè, l'orologio, perché è l'orologio. Vabbè, qua sta facendo alcuni aggiornamenti, normalmente si dovrà vedere così. Non ho tagliato, è uscito benissimo lo stesso. Quindi qua ci sono alcune cose. Qua ti dice il modello del telefono, com'è, eseguire il backup dei dati, sistema operativo usa, eccetera. Quindi opzioni dispositivo, faccio vedere. Mi fa uscire alcune impostazioni per tutto questo. Non sta cadendo il tablet. Ok ragazzi, spero che così si veda meglio. Allora, si vede così. Ok, quindi andate su applicazioni, carica, nel frattempo carica. Non vi taglio perché voglio farvi vedere perfettamente come funziona, quindi non taglio in questo video. Non faccio nessun taglio. Sì, ho già fatto tagli per piacere, però ok. Quindi qua ci sono le applicazioni nell'app. Quindi volete togliere un'app? Allora andate sulla X e ancora non si toglie. Ah, devo aggiornare. Vabbè, lo faccio dopo. Allora premete X e selezionate tutto. Stesso se volete installarlo, premete su più. E adesso non si vede molto bene perché c'è questo che è rotto. Ok, e dopo tutto questo premete applica. Adesso lo premo perché incomincerebbe a installare alcune cose che già ho premuto, però per farvi capire come funziona. Adesso andate su agenda e vi esce l'agenda elettronica da sincronizzare, eccetera, eccetera, eccetera. Poi file. File puoi trasferire elementi dal dispositivo, dal computer al dispositivo. Vi ho dimenticato di far vedere una cosa in applicazioni. Se volete importare un file, che tanto ci ho provato un sacco di volte e non è mai riuscito, però vabbè. E prendete un file e lo mettete, trascinate, ecco, lo selezionate. Quindi, altra cosa che mi ho dimenticato di dire è che già è aggiornato. Però con questa applicazione si può aggiornare, però anche far ritornare il sistema operativo vecchio. Quindi qua dovrebbe uscire un bottone che c'è scritto aggiorna se avete il dispositivo vecchio. Credo che era ripristina. Ok. No. Vabbè. Annulla. Se mi vedete che
che non muovo molto perché ogni volta mi scivola giù. Vediamo se magari così. Ok. Puoi fare aggiorna, tanto non aggiunge, non aggiorna niente. Poi musica, lo dice il nome, potete passare musica al dispositivo, al telefono e viceversa. Stesso immagini e video. Ops. Quindi come tornare indietro? Ah, tra l'altro qua ci sono le proprietà del dispositivo, batteria, modello, quanto memoria, totale, quanto è disponibile, eccetera, risoluzione dello schermo, eccetera. Quindi, poi qua si può sincronizzare, cioè aggiornare i dati, niente ci interessa nel frattempo. Poi opzioni, credo. No, ragazzi, ho scoperto come fare quello di mettere il sistema operativo vecchio, quindi andate su, oddio, su aggiorna, adesso mi sta aggiornando, devo mettere pausa, ok, no, non ho messo pausa ancora, quindi andate su aggiorna, connessione al dispositivo, poi vi dice inserire un indirizzo email. Scegliete voi se volete o no, e qua potete selezionare che pacchetto volete. Quindi magari 860 sarà il primo, 1385 è il secondo e 1682 è l'ultimo. Quindi no, perché non voglio rovinare il mio telefono, cioè non rovinare, non voglio cambiarlo. Ah, poi c'è internet mobile, c'è questo bottone che permette di usare il vostro telefonino come router per internet, che vabbè. Poi che altro devo farvi vedere? Basta, direi. Non so se c'è. Ah, cambia dispositivi. Se avete un altro dispositivo lo potete cambiare, vabbè. Non è importante. Opzioni, questo. Vabbè, questo non lo sapevo nemmeno io, però. Basta. Ah, qua vi lascia scegliere che cosa sincronizzare, soltanto multimedia, foto, suoneria, eccetera, eccetera, o l'agenda elettronica e basta. Un'ultima cosa è musica, ok. Ecco, lo stesso ve lo dice, vi serve una scheda SD. Se il vostro telefono supporta la scheda SD, mettetela. Non avrei nient'altro da dire su questa app, parliamo un pochino del telefono, dato che ci siamo. Ecco qua il nostro telefonino. Voglio dirvi che alcune app continuano a funzionare, scorre con questo. Alcune app continuano a funzionare, come per esempio Google Maps continua ad andare. Sì, c'è Google Maps su questo telefono, un attimino che lo sto cercando. È molto sensibile questo coso. Qua tutte le app, c'è pure Gmail, però vabbè. Eccolo. Per esempio Google Maps, un attimino, lo sto caricando. Ah vabbè, mi dice non funziona la rete, per qualche motivo non funziona la rete. Poi il telefonino si può connettere a internet, comunque no, pagine troppo pesanti perché se non funziona. Poi vabbè, c'è l'agenda, le mappe come Google Maps, la stessa cosa, sono
Soltanto che una di Google e l'altra no. Le configurazioni ovviamente si può connettere al computer anche con il Bluetooth, però questo già tutti lo sanno fare. Ebbene, spero che vi sia servito questo tutorial per capire più o meno come fare le cose. Direi che nient'altro da dirvi. Quindi ciao, ciao, vi lascio, ricordo, vi lascio il link in descrizione del sito per scaricare questa app. A seconda del vostro telefono potete scegliere che app installare, e comunque funzionano tutti i telefoni con quei sistemi operativi. Quindi ciao ciao!